personale, come l'hai vista? L'abbiamo vista peggio l'Argentina, migliore contro l'Ungheria, anche se l'Ungheria insomma non è che sia una nazionale grandiosa, però insomma mi sembra che mancano, io a volte ho rivisto le formazioni degli anni passati, mancano proprio i talenti, il Totti, Del Piero, il Toni, ci sono tanti, non mi sembra di vedere, manca qualità. Allora è stato preso questo ragazzo Gnonto e secondo me lo stanno portando anche troppo in auge, perché non mi sembra, però c'è da passare molto tempo prima di vedere un ragazzo proprio da nazionale. Però mi sembra la nazionale nostra manchi un qualcosa. Beh, ovviamente tu stai parlando di una generazione, quando mi nomini Totti, Del Piero, una generazione di campioni. Io credo che oggi la nazionale italiana è arrivata a un punto, non facendo il mondiale per la terza volta consecutiva, ci deve essere una svolta. Ovviamente ho sentito un po' di dichiarazioni importanti di vari tecnici importanti che dicono oggi comunque mancano delle generazioni dal 2002 magari a 2001-2000, non diamo fiducia a questi ragazzi. Io sono convinto che se andiamo a cercare nei vivai italiani i talenti ci sono, ci metto la mano sul fuoco, perché l'Italia è una nazione di calcio, i campioni li fa nascere, ci sono, bisogna dargli fiducia e bisogna lanciarli nel calcio quello vero. Oggi probabilmente è quello che manca. È quello che manca, quindi ormai il mondiale non c'è. Io penso che c'è da rifondare una generazione che ti possa durare 5, 6, 7 anni come è stata quella precedente, ad arrivare al 2006. Ok, è una nazionale che nonostante i campioni ha faticato, anche con campioni ha avuto momenti di difficoltà, ad arrivare comunque con un gruppo solido che lavora da anni a vincere come nel 2006. Ovviamente trovare un Pirlo, un Del Piero, un Totti oggi non è facile, però io sono convinto che danno fiducia a queste nuove generazioni, prima o poi il gioiellino in Italia, io so che c'è, lo sappiamo che c'è, bisogna trovarlo e bisogna dargli fiducia. Perché penso che queste nazioni qua, Spagna, anche Francia, tu vai a vedere la quantità di ragazzi che nascono calcisticamente in Francia, esplodono quanto in Spagna, in Inghilterra e poi vanno in top club. Io credo che l'Italia ha tutti i mezzi per poterlo fare, basta volerlo fare e basta usare i mezzi giusti per farlo. Ripeto, io credo che calcisticamente l'Italia non deve essere invidiosa da nessun'altra nazione, probabilmente dove oggi è indietro non lascia il tempo ai ragazzi di crescere, perché oggi, io lo vedo, il calcio di oggi in Italia, portano dopo una partita un ragazzo alle stelle, dopo tre partite lo mandano giù e gli fanno finire la carriera. Non è così, un ragazzo bisogna dargli continuità, non va giudicato su una partita, su una, due stagioni, poi fai un bilancio. Se dopo una partita è il nuovo fenomeno, il nuovo Messi, il nuovo Pirlo, dopo tre partite, esattamente, i ragazzi è molto difficile trovare continuità. Io oggi è l'unica cosa un po' che rimprovero al calcio italiano, è che dopo una partita fenomeno, tre partite poi il ragazzo viene bruciato. Ci vuole continuità e bisogna dar fiducia a questi ragazzi. Dopo queste parole in federazione italiana dovrebbero ascoltare di più da francese, lo dico, francese, appunto le parole del grande nostro amico Sebastiano.